Teatro Rossini di Pesaro, da sempre il cuore del Rossini Opera Festival, e in questa edizione 2021 uno dei tre luoghi, assieme alla Vitri Fregorena e la Piazza del Popolo, in cui si svolgerà la 42esima edizione. 42esima edizione che è stata presentata questa mattina qui nella platea del teatro, alla presenza dei protagonisti, sia istituzionali che artistici, che daranno vita a questa manifestazione. Una manifestazione molto particolare, perché arriva dopo l'edizione rivisitata obbligatoriamente dalla pandemia nel 2020, anche l'edizione 2021 porterà comunque i segni delle limitazioni inevitabili. Basti ricordare che servirà il Green Pass, visto che la manifestazione inizierà dopo il 6 agosto, cioè il 9 agosto, e si protrarrà fino al 22. Dunque tante limitazioni, come quella ad esempio del pubblico ridotto: saranno solo 200 spettatori ammessi al Teatro Rossini, 480 alla Vitri Fregorena, ma questo non toglie nulla alla importanza della offerta musicale che sarà presente in questa 42esima edizione, una edizione che sarà poi dedicata al regista Graham Vick, che è scomparso in questo mese di luglio e che è stato uno dei più grandi autori degli spettacoli di questo Rossini Opera Festival. Non è che siamo in un momento libero, abbiamo mille palletti da saltare in tutti i sensi, cioè i distanziamenti, i tamponi, il Green Pass, eccetera, eccetera. Sono cose che sono nuove anche per noi, ma che abbiamo dovuto mettere in pratica. Paletti, ma invece il programma è assolutamente all'altezza delle migliori aspettative, con anche produzioni nuove. Infatti noi facciamo quest'anno 25 spettacoli, normalmente facciamo 21, 22, 23 qualche volta, no, 25 questa volta, e con 4 nuove produzioni, per cui diciamo è un lavoro grande che ci sta impegnando al massimo, ma lo portiamo avanti con piacere. Dulcis in fundo, ci sarà anche un ospite d'eccezione alla chiusura, il presidente Mattarella. Per la prima volta al ROF. Non c'è mai stato un Presidente della Repubblica che sia venuto a vedere uno spettacolo del ROF, e questo ci riempie di gioia, assolutamente. E il sovrintendente Palacio ha ricordato appunto la presenza del presidente Mattarella alla chiusura del ROF nel 22 agosto con il Galà Rossini in Piazza del Popolo. Sarà uno dei 25 spettacoli previsti, che vedono 4 nuove produzioni, 8 concerti, il viaggio a Reims interpretato dagli allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda. Dicevamo chiusura il 22 agosto, apertura di sipario invece il 9 agosto dalla Vitri Fregorena, con una delle 4 nuove produzioni, il Moise e Faraon. Poi si continua il 10 agosto al Teatro Rossini con la prima del Signor Bruschino, l'11 agosto alla Vitri Fregorena con Elisabetta Regina d'Inghilterra, mentre l'ultima nuova produzione di questa edizione è lo Stabat Mater in forma scenica, proposto il 20 agosto alla Vitri Fregorena. Adesso siamo felici di poter tornare a fare il festival nei luoghi deputati, siamo consapevoli che bisognerà attraverso le capienze restringere un po' quello che sarebbe la domanda di ROF, che è tornata in maniera forte quest'anno, pubblico che torna da ogni parte del mondo, a parte le zone un po' più problematiche come Giappone e in qualche misura Stati Uniti, però tutto il resto del pubblico da Francia, Germania, Inghilterra, insomma. Pubblico, diciamo, storicizzato del festival è tornato, non ci sarà posto proprio per tutti, perché ovviamente con 180 posti al teatro e 500 alla Vitri Frigo, insomma, delle rinunce sono fisiologiche. L'introduzione del Green Pass come elemento di sicurezza e di garanzia per il pubblico, e ripeto anche per gli artisti, per alcune edizioni che ci fa essere molto orgogliosi, a partire anche dalla presenza confermata del Presidente Mattarella, per la prima volta un Presidente della Repubblica in carica al Rossini Opera Festival. Crediamo che sia un riconoscimento al festival, alla città, e anche sicuramente un bellissimo segno in prospettiva per la crescita ulteriore di questa manifestazione.